Ecco, oggi proviamo a fare la spiegatura della spalla, cioè vediamo se riusciamo a farlo bene, vedere bene, cioè dare questa forma leggermente diagonale in maniera tale che la spalla, vera e proprio il capo, accompagni la spalla, per meglio dire. Se fosse una linea dritta, avremmo questa spalla un po' quadrata, un po' rigida, un po' militare. Invece i golf, ma i cappotti, un po' tutto, hanno bisogno della loro spiegatura. Usiamo un metodo tipicamente per principianti. Sto usando la Toyota, ma è valido su ogni tipo di macchina. Le spalle sono divise in tre. La parte più ampia riguarda il collo, diciamo, il vero e proprio scollo, ma sinceramente vi accorgerete che dopo aver fatto i conteggi è tutto molto chiaro. Io metterei un segno all'inizio, un segno che mi tenga d'occhio, diciamo, l'ago su cui devo smettere di chiudere le maglie. Arrivati a questa, io devo smettere. È sciocco dirlo all'inizio, però molte volte basta niente per superare l'ago che ci serve, avere una spalla più grande e una più piccola. Ecco qua. Mettete un segno così, messo con la doppia cruna. Serve solo a indicare, non. Dopodiché, dai conteggi fatti negli ultimi 16 giri di solito in tutte le macchine e in quasi tutti i modelli, ma diciamo gli ultimi 2 centimetri, fate i vostri conteggi. Dopodiché io faccio solo un'ipotesi per farvi vedere come fare. Non girate il filo della chiusura una volta, bensì due, perché altrimenti la spalla tira. Ho un ago da sostituire, la barra, ecco qua. Quindi metto tre maglie, dopodiché queste le abbiamo, 1, 2, le abbiamo tolte, ecco, abbiamo la nostra piccola primo pezzetto sbiegato. Tiriamo un po' indietro il filo nel tendifilo, non c'è nessuna leva al di fuori di quella del punto che state lavorando. Chiaramente se è un jacquard, state lavorando jacquard, resterà lo jacquard. Se è il rasato non c'è nessuna leva. Portate il carrello a sinistra e a questo punto fate la stessa cosa anche a sinistra. Sovrapponete il primo su quello accanto, 1, 2 volte. Fatelo, ecco, la telecamera non ne vuol sapere di star ferma. Mettiamola meglio, facciamo 1, esattamente quello che è stato fatto a destra si fa a sinistra. E anche qui abbiamo fatto la stessa calatura da 3 e riportiamo il carrello a destra e proseguiamo così. Una volta che sarete arrivati al punto centrale del collo, chiaramente il mio è un facsimile su poche maglie, non fate altro che, a questo punto sono scese tutte le altre, le spalle, diciamo, sono scese oltre il letto degli aghi, e voi non fate altro che proseguire sulle maglie centrali. Dopodiché, arrivati alla fine, potete tranquillamente togliere il lavoro e vi faccio vedere come. Guardate come con il doppio giro la maglia mantiene la sua normale morbidezza, non tira. E vi faccio vedere un pezzo per farvi capire la differenza. Quando arrivate all'ultima maglia del collo, prendete sempre il filo da sotto il carrello, tirate indietro. Fate un lungo cappio, fate fino a far scendere,
poi tirate il lavoro con l'altra mano, ecco qua, sganciatelo, l'avete liberato, aprite il cappio, fate passare dentro il filo che viene dal carrello chiaramente, eccolo qua, rompete, fate, fermate il filo del carrello, tirate e ora guardate, questa parte è bella morbida e sotto è la prima parte che avevamo fatto con il doppio giro, mentre questa, guardate, benché sono poche maglie, già tende a stringere, per cui fare sempre due volte. La spiegatura della spalla, eccola qua, anche se io ho avuto dei problemi con diciamo con le cappiole, ma sono date dal fatto che la barra è finita e gli aghi salgono molto facilmente, ecco qua. Quindi abbiamo fatto praticamente quello che il giornale, vediamo se riusciamo a vedere bene, di questa è la spalla, la spiegatura della spalla, quella che andremo a cucire all'altra spiegatura del davanti o del dietro.